Yeti, Tai Mark Letang, disegni di Rebecca d'Outremer, Rizzoli, 2017, per adulti e ragazzi dai 12 anni in su. Yeti è la storia di un viaggio. Un viaggio che una ragazza vuole fare per incontrare appunto Yeti. Quello che lei non sa e che i disegni ci fanno vedere è che lo Yeti è con lei fin dall'inizio. Ma lasciamo parlare la protagonista di questa storia che ci racconta il suo viaggio in prima persona. Da quando mi ricordo, ci penso sempre e mi chiedo se esiste davvero. Ci penso ogni giorno e ogni notte. A volte mi chiedo che cosa potrei dirgli se lo incontrassi. Buongiorno, anzi, buongiorno signore. O se fosse meglio non dargli troppa confidenza, gli stringerei la mano, sì, o lo saluterei con un bacio. Il suo pelo deve essere setoso come la barba di un nonno. Il tipo di barba che fa il solletico. Al solo pensiero mi viene da ridere. Vive in montagna. E se ha il pelo bianco si confonderà nella neve. Sogno di andare a vedere se è vero. Non ci metterei più di 2 secondi a fare la valigia. Uno solo a inforcare la bici. Buongiorno, signore! Queste parole mi riecheggiano nella testa. Al solo pensiero mi viene da ridere. Buone letture, buoni viaggi da Giacomo Bizzai.